Eccellenza, quando abbiamo pensato a questa celebrazione con il Consiglio Pastorale, abbiamo pensato semplicemente che fosse quello dare tutti i soggetti informatici di questa comunità e tutti che l'hanno sentita direttamente come parroci, come viceparroci. È una bella sfida già qui rappresentata, ce ne sono altri tra chi non sappiamo di almeno il missionario di Redoro in Brasile e altri cari fratelli che religiosi che hanno detto formarsi qui in questa comunità non sono potuti essere fisicamente presenti ma ci riescono tutti spirito. Sento il dovere al termine di questa celebrazione di ringraziare soprattutto quelle persone che all'epoca giovani e adulti che fisicamente con il loro lavoro, in particolare recita la pergamena alle porte della chiesa, primo febbraio del 75 fino penso al 15 a sera di luglio del 75 quando fu aperta la chiesa, forse anche la mattina del 16 luglio. Hanno lavorato davvero in maniera con una particolarità di generosità, di servizio, quasi a dare un libro comunitario, forse unico, a questa realtà di nuda, ma soprattutto di chiesa. Io non c'ero, però ero un bambino di 8 anni, quindi ho solo tutta la gioia di iniziare a ricevere il battesimo nella vecchia chiesa e poi di iniziare a fare il grighetto con il Salino e poi torna e ci siamo ritrovati con gli altri fratelli. Sento questo dovere, chiedendo scusa se abbiamo ancora di dover ricordare tutte quelle persone, sono 77 sacche da porta, ricordo però almeno i miei figli perché abbiamo pregato per tutta maniera. La canone durante la ora sento il desiderio proprio di ricordare quelle persone che hanno espresso il loro servizio e ora celebrano la liturgia del cielo. Aurelio Decorato, che è stato ingegnere, che ha progettato si è antico anche con queste forme particolari ed è presente Roberto qui in mezzo a noi, Matteo Belardi, Nino Nicolino, Gennaro Capone, Michele Cittarelli, Ruggero Vicetano, Ilaria Fasciano, Vito Fabiani, Antonio Franco, Vincenzo Giardinari, Angelo Manfaro, Torino Medico, Ettore Musci, Tommaso Petrelli, Andrea Pinerale, Vincenzino Siena, Vito Troppiano, forse Giacomo Rovetti. Ecco, oltre ovviamente a Don Nicola che ha dato davvero la vita di Don Mimo, primo parroco di questa comunità, e al carissimo compianto Don Tommaso Frammi, scomparsi prematuramente. Sento proprio il dovere di loro di ringraziare questa comunità e questi fratelli. A loro chiedo subito dopo la celebrazione di fermarsi, perché ho preparato una pergamena di ricordo, perché sia bello ancora dire la nostra gratitudine. Ruba ancora un minuto. Don Mimo e Don Savino avrebbero potuto dire tante cose, però tra Don Mimo che c'è una febbre e tanti canti come le donne, il testo della memoria della parrocchia pubblicata nel 98 da Don Savino sarà il dono delle parole alla fine, però mi piace leggere solo una pagina di quel diario scritto da Don Mimo in quei giorni, credo che sia il modo per rivivere quei momenti tra virgolette eroici. Era il 10 febbraio del 75, mattinata tranquilla per mancanza di manodopera, ma pomeriggio e
esplode l'entusiasmo. Alle 16.30 il camion di Petrelli, cioè sono i figli, porta 220 quadri di mattoni per la pavimentazione di tutta la parte centrale. Rebus del momento. Come scaricare i mattoni visto che gli uomini sono ancora al lavoro? Non c'è da preoccuparsi. La parrocchia è un serbatoio di energie. In un attimo accorrono forti fanciulli da ogni dove. Texas, Messico, California. Grazie.